Eccoci su Dantless, dai Allora ragazzi, volevo far vedere come salire di livello abbastanza velocemente. Allora, per salire di livello abbastanza velocemente è semplice, maestria. E come vedete ci sono i nomi dei boss, quindi dei Behemoth, Boreus qui. Caccia Boreus indossando l'intera armatura di Boreus. Quindi cosa significa questo? Se noi ci mettiamo tutta l'armatura intera di questo mostro e poi cacciamo questo mostro per 10 volte ci darà una ricompensa. Con questa ricompensa ci darà un'esperienza per il livello di Slayer. Avete capito? E questo vale con ogni mostro, ogni tipo di arma, qualsiasi cosa. Quindi, se voi volete salire di livello velocemente, la cosa più semplice da fare è o cacciare un nuovo mostro e fare i nuovi obiettivi che ci danno, per esempio, quelli più semplici obiettivi, come rompi 25 parti di Behemoth. Questa me ne manca soltanto una. Adesso ve la faccio vedere completa e vi faccio vedere che salgo di livello. Se vedete, il livello Slayer adesso è al 10 e c'ha un pezzettino. Adesso caccio un Behemoth e poi faccio vedere che aumenta il livello Slayer. Naturalmente devo rompere delle parti del Behemoth perché sennò non aumenta niente. Adesso ve lo faccio vedere. Gruppo trovato, ok. Allora, questa è un'esplorazione con Behemoth non elementale. Eccoci qui. Allora, prima di tutto devo indossare la mia arma, l'accettone, così salgo di livello con l'accetta. E l'accetta è molto potente, lenta ma è potentissima, ragazzi. Quella dipende anche da voi se la sapete usare o meno. Poi, come vedete, c'ho anche una modifica nuova, nucleo esplosivo per Ascia. Eccoci arrivati in missione, ragazzi. Allora, la cosa da fare è completare gli obiettivi che ci danno nella maestria. Completando quegli obiettivi noi saliamo di livello Slayer e salendo di livello Slayer sblocchiamo nuove armi, potenziamenti, missioni e altre cavolate. Ok? Quindi semplicissimo. Adesso io ho fatto un'esplorazione così dovrei completare altri obiettivi. Vi faccio vedere che dovrebbe salire di livello completando questi obiettivi. Ecco ragazzi, come vedete affinità con maestria e con Ascia, avete visto? E mi ha dato un obiettivo completato. Questo obiettivo completato ci darà dell'esperienza. Ecco ragazzi, vedete affinità con Ascia, obiettivo maestria completato, anche questo. Doppio, infliggi 250k. Cioè ragazzi, questo è che intendevo io per salire di livello, completando questi obiettivi che ci sono nella maestria. Ok, grande, l'ha ribaltato. E ora spacchiamo il culo, dai ragazzi. E quindi niente, è molto semplice, l'importante è completare questi obiettivi e ci si fa molto velocemente. Bang! A salire di livello è molto facile, ragazzi, facendo questi obiettivi. Naturalmente poi questi sono obiettivi iniziali, sono molto semplici, ma più avanti andiamo nel gioco e più difficile sarà. Eccolo, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a ucciderlo. Come avete visto, vi ho fatto vedere anche gli obiettivi che abbiamo completato. Adesso guardiamo quanta esperienza Slayer ci dà, Guardiamo subito, intanto ci ha dato la ricompensa, come vedete anche un bonus. Per 10 essenza pura, questa servirà per potenziare le armi e armature. Quindi eccoci arrivati in città e come vedete su maestria sono salito di un bel pezzo, livello Slayer 10, ma sono salito di un bel pezzettino. Avete visto gli obiettivi che ho completato in missione, non sono difficili da completare. E poi per salire velocemente di livello la cosa semplice è fare quelli più semplici gli obiettivi. Quindi se volete salire velocemente di livello fate quelle più semplici, ad esempio rompi 5 parti di Behemoth con la seguente arma, quindi comprate un'arma lama a catena e rompete delle parti ai Behemoth, se no infliggete dei danni sempre con quest'arma, se no cambiate arma, martello, pistole, potete usare cosa vi pare, usate un po' di tutto, quindi fate quelle più semplici di ogni categoria di arma e poi fate anche quelle dei mostri, come vedete sono mostri e fate quelle più semplici come
crea l'intera armatura di Shardrock, cioè questa è semplicissima da fare, basta ammazzare 2-3 volte questo boss e andare dall'armaiolo e ci farà l'armatura. Facendo l'armatura ci darà questo obiettivo e quindi una ricompensa per salire di livello Slayer. Quindi ragazzi, questo era come salire velocemente di livello Slayer. E fatemi sapere con un commento se lo sapevate, se vi è stato d'aiuto. Poi ragazzi, iscrivetevi al canale così si aumenta e ci si diverte insieme. E quindi ragazzi, commentate, iscrivetevi e ci si sente alla prossima. Dai!